ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video, penso, abbastanza breve e sarà un video fashion. Pertanto spacchetteremo insieme i vestiti che ho ordinato per il Black Friday, quindi già un po' di tempo fa, su Shein e ASOS. Vi prometto già che non c'è nulla di davvero, davvero fashion. Sono più che altro maglioni, quindi per uno shopping giornaliero, e jeans. Questo qui era più o meno l'ordine. No, scusate. Mi sono appena resa conto qui con voi di aver ordinato due volte lo stesso maglione. Ovvio, potevo non aver fatto danni. Comunque, brevemente, questi qua sono i maglioni che ho acquistato, ma adesso ve li faccio vedere meglio. Io volevo far vedere che appunto i prezzi iniziali erano di 16-17 euro, mentre io con gli sconti li ho pagati circa 6-7. Questo che sto indossando è uno di loro, quindi cominciamo per gradi. Questo qui sul sito risulta giallo senape, ma è abbastanza marrone caldo, direi. Vi lascio qui la foto del prodotto indosso alla modella e adesso vi faccio vedere come sta a me. Per questo prodotto ho preso una 40 e l'ho pagata anziché 17, 9 euro. Quindi se anche voi siete pronti, siete già iscritti al canale, vi ricordo il tastino rosso e vi ricordo che c'è una discesa verso, anzi, una salita verso i 1000. Se volete aiutarmi, vi invito a iscrivervi al canale. E direi di iniziare subitissimo. Quindi questo è il primo maglione, in realtà è abbastanza lunghetto. La particolarità è quella di avere una manica molto lenta sull'avambraccio che va a stringersi nella parte finale ed è anche abbastanza lunga come manica. È accollato e devo dire che il materiale sembra abbastanza discreto. Io considero questo maglione all'interno di un pantalone, quindi adesso lo proviamo con un jeans a vita alta. Questo qua è un jeans pure nuovo che ho acquistato qualche settimana fa su ASOS. Super lento sia nella gamba che alla fine. In realtà è proprio di Stradivarius e il modello è Super Wide Leg. Questo qua è il prodotto in questione e l'ho pagato anziché 29,90 solo 17. Quindi proviamolo. Questo qua è il jeans, devo dire abbastanza carino, l'ho già utilizzato. E questo è come sta il maglione all'interno. Volendo può essere appunto anche blusato in questa maniera. E finora questo maglione lo adoro, è uno dei miei preferiti, quindi top. Voto, io oserei dire 10 su 10. Ecco qua un altro maglione. Ovviamente neanche me li ricordo più, è quello evidente. Ok, non sembra male. Ha una trama particolare ed è di un panna, oserei dire un beige chiaro. Questo qui pagato 8,49. Come modello è molto largo, presenta uno scollo a V, credo che non sia trasparente, e la sua lunghezza invece è un po' più contenuta, lunghezza media. Anche qui direi che si può tranquillamente blusare all'interno dei jeans, e anche qui le maniche sono larghe. Che belli, mi piacciono un sacco. Mi servivano tantissimo dei maglioni per il lavoro, per il quotidiano, perché in realtà ne ho parecchi, però li volevo proprio così, un po' lenti, caldi, fantastici. Per il quotidiano sono veramente carini. Anche questo voto 10, raga, mi piace tantissimo. Ovviamente tenete a mente quello che sto provando perché voglio sapere anche qual è il vostro preferito. Vediamo cosa bolle in pentola. Ah, ok. Questo invece è di un tessuto un po' più leggero, me lo aspettavo diverso, proviamolo. Tutte quante fanno il di shopping pazzesco e poi ci sono io che faccio il di maglioni di Shein. Allora, devo dire che la manica larga è una costante, non so cosa mi fosse preso quel giorno. Questo qua pensavo potesse essere uno dei miei preferiti, in realtà è proprio lentissimo, cioè proprio leggerissimo, è veramente sottile. Quindi non è estremamente caldo. Rispetto agli altri è un po' più crop, quindi è corto, manica larga, accollato. Non è male, l'avrei preferito di un tessuto più pesante. Di voto direi 7-8, solo per il materiale. Io stupida che prendo due prodotti uguali. Parliamone. No, davvero, cioè dopo che stai
ore ad a mettere prodotti nel carrello sperando che non finiscano prima che tu premi acquista. Logicamente due prodotti uguali. Questo almeno è decisamente più caldo di un verdino chiaro. Ok, mi ricordo, questo aveva una particolarità, ovvero collo alto. La particolarità è che dietro è un po' più lungo e davanti un po' più corto. Anche qui abbastanza lentino. Come vi dicevo, dietro è un po' più lungo rispetto al davanti, quindi davanti sembra crop mentre dietro è normale. Non male. Finora le taglie devo dire che sono tutte azzeccate, fortunatamente. Sono tutte S o comunque la taglia più piccola che era a disposizione per quel pezzo. Mi piace un sacco. Anche il collo. Il colore anche qui. Benissimo. Diciamo che sono stata un po' su colori neutri. Quindi bianco, beige, grigio, oliva. Tutti i colori che in realtà non sarebbero in palette con me, ma non mi importa. Anche questo devo dire molto carino. Vuoto. Direi un 8. Ok. Questo qui, bianco, ha un collo un po' più particolare perché è di quelli che rimane un po' lento, bello, morbidoso, e la particolarità sta nelle maniche che hanno questa trama un po' diversa dal solito. Finalmente ho un maglione bianco di questo tipo perché lo volevo proprio. Scusate se faccio rumore, ma mi piglio ogni tanto con l'albero. Adoro tantissimo anche questo. Manica un po' lenta, particolare, collo particolare, super morbido e soprattutto bianco, bellissimo. Devo ammettere che rispetto all'estivo di Shein di quest'estate, questa volta è andata molto meglio. Manca l'ultimo prodotto, che in realtà è una felpina semplicissima di Asos. Questo di Asos è appunto super semplice, l'interno è felpato. Quindi è caldissima, la utilizzerò proprio così per una cosa easy o per casa. Di un rosa lilla carinissimo. In realtà, se devo essere onesta, l'avevo inserita nel carrello per non pagare la spedizione. Io tirchia. Però almeno aggiungendo 3 euro in più rispetto a quello che stavo comprando, ho anche una felpa piuttosto che pagare le spedizioni. In realtà su Asos avevo acquistato anche questo jeans qui, che adesso costa 22,90 ma che io ho pagato solo 13 euro col 40%, che però ho reso perché mi stavano un po' grandi, nonostante fosse una delle misure più piccole. In realtà questo mini haul di maglioni di Shein, o Shein, termina qui. Mi dispiace se non era i super haul che vedete fare alle ragazze con un sacco di milioni di vestiti o con caderve di make-up. Era un semplice haul di maglioni, così magari se vi piacciono vi lascio i link sotto e potete approfittarne anche voi. Ci sono tornata con uno dei miei preferiti, sia in colore sia a livello di forma di maglione. Spero che questo video vi abbia intrattenuto e non sia stato bruttino o noioso, perché avevo questo dubbio quando l'ho girato. Fatemelo sapere giù nei commenti, io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!